Siamo qui per un gesto importante, siamo qua per inaugurare una nuova ambulanza che è stata acquistata grazie ad una donazione della signora Bruno Giuliana di Sint e da un'altra donazione dell'Associazione Commercianti Turismo di Intra. Grazie a questo gesto oggi possiamo avere sul territorio di Verbania un mezzo efficace, pronto e con tutti i comfort previsti dalle tecnologie che oggi il mondo ci lascia. Questo grande mezzo che è stato donato si inserirà in un parco ambulanze già considerevole per quanto riguarda la Croce Verde Verbania. La Croce Verde Verbania che oggi può contare quasi 200 volontari e altrettanti soci. È un mezzo a 4x4, un mezzo Volkswagen che permetterà trasporto sia di emergenza sia trasporto sanitario ordinario. Si inserisce in un contesto ben ampio dove Croce Verde vede già 8 mezzi trasporto disabili, 3 automobili e altre 4 ambulanze. Io porto il saluto dei 10.600 volontari ANPAS Piemonte, delle 80 associazioni di cui Croce Verde Verbania fa parte. Un grande movimento che può essere espresso in numeri, in un numero significativo. Ogni anno i volontari ANPAS incontrano 570.000 piemontesi in occasione di un trasporto o di un servizio. Croce Verde Verbania quindi è parte di questo sistema, ne è parte orgogliosamente e oggi siamo qua per festeggiare l'incontro, l'ennesimo incontro essenziale tra la solidarietà e il volontariato. Senza la solidarietà il volontariato faticherebbe ad operare, ma senza i cuori, l'anima e i cervelli dei nostri volontari e del volontariato difficilmente potrebbe essere messo a terra un progetto filantropico importante come quello che oggi festeggiamo a Verbania. Ringraziamo i donatori, ringraziamo le istituzioni oggi presenti. Tutto questo è il migliore auspicio per il futuro di questo territorio.